Carissimi, sono i vesperi di mercoledì della settimana santa e quindi fra poche ore comincerà il Triduo Santo, il giovedì santo, venerdì santo, sabato santo e poi la Pasqua. Io mi sento di darvi, se mi permettete, un suggerimento che mi viene dal cuore, più che non dalla mente. Infatti non ho preparato, scritto né pensato un pensiero organizzato, ma voglio ugualmente darvi qualche piccolo suggerimento, perché sperimento io e intorno a me che è possibile vivere queste 3 giornate più la Pasqua in maniera veramente ricca o anche in maniera abbastanza così abbastanza sbiadita. Io normalmente nella mia vita ho sempre vissuto questo triduo pasquale con grande intensità, con grande commozione, appoggiandomi sempre alla liturgia. Io conosco la liturgia ambrosiana, non quella romana, ma quella ambrosiana è veramente ricchissima. Ho il fascicolo della Settimana Santa e sottolineato con vari colori, a seconda degli anni, ma certamente, certamente ho vissuto con una commozione che auguro anche a voi, però bisogna avere alcuni accorgimenti, evitare alcuni pericoli, il pericolo della superficialità. Magari uno è andato alla funzione e dice: bene, sono a posto, e invece se avesse la possibilità. Io chiedo scusa a coloro che sono presi dentro da tanti fastidi e qualcuno ha provato a dirmi: ma non siamo mica tutti monaci o consacrati come lei. Avete ragione, vi chiedo scusa. So per esempio che qualcuno entra in ospedale in questi giorni come pre-ricovero. So ancora che altri hanno in casa persone anziane, persone ammalate, persone da accudire. So che alcune persone sono sole e quindi cercano magari anche compagnia presso parenti, presso famiglie. E io parlo con la mia ottica e mi permetto di dare qualche suggerimento a quei pochi o tanti di voi che, vivendo un po' il mio ritmo, possono approfittarne. È facile cadere un po' nella superficialità e dire: ho partecipato alla funzione, sono a posto. Se avete la possibilità, io vi direi: state tanto tempo sui testi sacri. La liturgia veramente è la madre di tutte le preghiere. E la Chiesa avete visto che si prepara in maniera un po' speciale, no? Anche con degli addobbi. Se Natale ha il presepe, la Pasqua ha altri momenti in cui magari c'è l'altare della riposizione nel Santissimo Sacramento. Poi non c'è paragone con la ricchezza di funzioni tra Pasqua e Natale. E Pasqua è ricchissima, dal Giovedì Santo, in cui vi invito ad andare a cercare il motivo dominante, che è l'Eucaristia, al venerdì, che è la croce,
al sabato che è l'attesa. Ecco, io vi auguro, chi può, chiedo scusa a chi non può, ma chi può, auguro di passare tanto tempo in chiesa, di andare al mattino, anche presto, se possibile, e poi anche al pomeriggio, e poi anche alla sera. Guardate, il tempo è come una buona terra, se coltivata bene, se seminata bene, se concimata bene, annaffiata bene, produce abbondanza di frutti. Ve lo posso assicurare. Come sarà quest'anno per me non lo so, perché mi sento tanto debole. Mi sento che passerò in chiesa anch'io, ma no, non sarà come gli altri anni. Cerco di seminare in voi. Cerco di dire: Gesù, voglio suggerire a questi miei fratelli di dedicare tanto tempo, perché in proporzione a quanto si semina, si raccoglie. Cari amici, sono abbastanza confuso probabilmente, però io ho sperimentato che chi di noi è vicino a Gesù deve usare bene questo periodo. Andare in famiglia è bello. Ma in famiglia in generale, scusate, non c'è quella intensità che il Signore ci fa sperimentare dentro di noi, da soli o con la liturgia della nostra comunità. Concludo, scusate, sono stato un po' confuso, ma ho voluto ugualmente fare questo vocale per augurarvi: investite molto tempo, investite molta attenzione sui testi liturgici, sono di una meraviglia. Sottolineate anche voi sul vostro messalino, abbiate il messalino quotidiano per questi giorni. Perdonate se sono stato un po' confuso, ma pregherò per voi che ascolterete questo, perché possiate investire tempo, investire attenzione, investire preghiera. E poi dopo io assicuro una preghiera particolare per tutti coloro che sono ammalati, per coloro che sono, qualcuno di voi o ben presente il volto è rimasto senza lavoro proprio con questo fine di marzo, e avere famiglia e restare senza lavoro perché la cooperativa non te ne dà. Ti ricordo, fratello, ti ricordo, sorella. Vi ricordo, cari amici, e vi affido al Signore e alla Madonna, a chi è povero di salute, chi è povero di lavoro, chi è povero di amore, chi vive in famiglia momenti difficili, momenti di mancanza di amore. Che il Signore, che la Madonna, che i nostri angeli custodi, che la Chiesa tutta, che le comunità si ricordino di pregare per tutti coloro che più ne hanno bisogno. E coloro che invece sperimenteranno, per grazia di Dio, la tenerezza di queste giornate, coloro che sperimenteranno la pienezza di queste liturgie, di questi momenti, si ricordino di pregare con la preghiera di intercessione
per tutti coloro che sono nella fatica. O Madonna cara, riempi della tua tenerezza coloro che sono in difficoltà. E tu, Gesù, che hai provato la fatica nella tua vita terrena, sii vicino a coloro che ancora oggi vivono la loro fatica nelle loro famiglie, nel loro corpo, nelle loro amicizie, nelle loro comunità. Dona a tutti noi, Signore Gesù, la dolcezza di queste giornate, la pienezza della tua gioia, e così sia.